C'è una convocazione in vista da parte di Sibilia domenica, ne sai niente? Assolutamente. Lo so io, non tu. Io non lo so, io no, cioè non so niente. Poi il presidente sa dove trovarci, basta fare una telefonata. La preparazione come sta andando? Bene, tutto bene. Per il momento tutto tranquillo, speriamo di incominciare bene il campionato. Nuovo allenatore, come lo giudichi alle prime battute? Una persona molto disponibile, poi giovane, essendo giovane come noi, anche lui ci tiene a far bene, anche perché è la sua prima esperienza in Serie C, allora di conseguenza se lui fa bene facciamo bene anche noi. Ecco, il tuo secondo, ma poi non sembra così durante gli allenamenti, Pasquale Visconti, allora forse anche l'anima di questo gruppo, come vedi la situazione, l'entusiasmo? L'entusiasmo c'è sempre stato, grazie per i complimenti, però lo devono dire loro. Sono contentissimo di stare ancora al fianco di Gigi, di portargli fortuna come quell'anno scorso e sperare sicuramente di fare ottimi risultati e meglio dell'anno scorso sicuro. Roberto Amodio, da qualche giorno ritornato da Avellino, come sta andando la preparazione, come ti sembra la squadra, come ti senti in questo gruppo? Ma sicuramente è una preparazione molto dura, stiamo lavorando molto forte, con mattine sedute ginniche molto forte, il pomeriggio uguale si lavora con la palla molto bene. Ho visto un gruppo molto motivato, ragazzi vogliosi di far bene. Indubbiamente questo può essere una buona ricetta, ecco, forse mancheranno i nomi, però è una squadra vogliosa di far bene, ecco, adesso in questo momento qua mi auguro solo che si possa creare un po' di entusiasmo intorno a questa squadra, che almeno sentendo dai giornali oppure vedendo il modo in cui si sta andando avanti, ecco, forse manca un pochettino proprio questo, ecco, la credibilità di questa squadra, però del resto se non si inizia e magari, ecco, bisogna convincerlo con un bel gioco oppure con dei risultati, però bisogna andare gradatamente perché non si può pretendere che una squadra, ecco, anche dalle prime uscite possa stare già al top della condizione, perché sarebbe deleterio, ecco, alla fine poi si andrebbe a pagare una situazione, quindi penso che gradatamente Avellino deve raggiungere una forma ottimale per l'inizio del campionato per essere quella squadra magari, ecco, mancando un pochettino delle individualità importanti, però deve essere un ottimo collettivo.